Al via il progetto dal titolo Insegnanti 2.0, donatori di voce, redatto dall'Associazione Oltre il Teatro nell'ambito del bando del Ministero per i beni e le attività culturali ed il Centro per il Libro Educare alla Lettura, che avrà come finalità ultima quella di realizzare degli audiolibri, grazie alla partecipazione di insegnanti, studenti e tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa. Tanta partecipazione ed entusiasmo hanno caratterizzato la prima lezione, svolta ieri presso il Teatro Comunale di Mercato San Severino. Molteplici i punti toccati attraverso il laboratorio di scrittura creativa a cura di Floriana Filippone, dove la platea presente in sala si è raccontata grazie agli esercizi di stile, giochi enigmistici, riscritture e parodie. Il corso comprende anche l'analisi dei vari generi narrativi, dalla prosa alla poesia, dal copione teatrale alle sceneggiature, alla creazione di favole, fiabe e racconti. Ovviamente questo nostro percorso Insegnanti 2.0 vuol comunque essere molto operativo, quindi abbiamo iniziato dopo le presentazioni di rito, dopo i ringraziamenti anche agli enti, al MIBAC che ha finanziato il progetto, all'organizzazione di Oltre il Teatro e al Raffaello, insomma siamo entrati subito nel vivo e abbiamo cominciato a giocare con le parole, perché la parte che seguirò io tratterà proprio la scrittura creativa per arrivare poi a tirar fuori delle storie che confluiranno negli audiolibri. Non credevamo che venissero davvero tutti gli iscritti, invece ci sono tutti, quindi diciamo che c'è una sfida ulteriore, quella di dare necessariamente spazio a tutti, perché è importante che ognuno nel tempo che dedica a noi e che noi dedichiamo a loro ritrovi la propria utilità e riesca a mettersi in gioco in libertà, ma anche raggiungendo degli obiettivi che si è prefissato partecipando, impegnando il proprio tempo in questo percorso. Soddisfazione espressa da Clotilde Grisolia, presidente dell'Associazione Oltre il Teatro ed ideatrice del progetto. Oggi parte finalmente il progetto, è stata un'ora e mezza intensa e la cosa più bella è che i partecipanti hanno detto ma è già passato il tempo, quindi significa che siamo stati incisivi, veloci e soprattutto abbiamo iniziato a lanciare un seme, e secondo me c'è una gran voglia di ritornare alla lettura, alla scrittura, quindi forse di allontanarsi un po' dalle tecnologie per riprendere proprio il libro in mano.